E ancora una volta, ciao ragazzi, eccoci tornati in un nuovo video. Allora, in quello precedente stavamo disegnando l'Indominus Rex. Allora, mi sono accorto che la telecamera non faceva bene vedere il mio disegno. Adesso punta anche quello lì e guardate, sono molto uguali, non vicini. Sì, sono anche vicini, ma sono anche uguali. Allora, aspettate. Va bene, continuiamo questo. Come vedete ho finito i denti che sono più o meno due in giù, uno in su, uno in giù, uno in su. Poi ho sistemato un po' la gola, anzi ho sistemato questa parte qui, l'ho allungata un po' e ho aggiunto... Oh, aiuto! E ho aggiunto un po' di gola. E poi adesso faremo tutti insieme le squaglie qua in alto. Sono delle onde che terminano con la punta. E continueranno anche sul collo, visto che è tutto squamato l'Indominus Rex. Poi adesso dovremo rifinire bene proprio tutte le parti, iniziando nel cancellare qui e lasciare le squaglie più o meno che più, insomma, va bene. Poi sistemare qui ogni dettaglio. Ok, ora abbiamo quasi finito. Ora mancano proprio gli ultimi dettagli ai denti per renderli più belli o per pastricciarli. Pastricciarli, insomma, dipende dal vostro punto di vista. Per me vuol dire abbellirli. Li ho fatti un po' rovinati così. Poi sistemare bene il naso. Facciamo nero, lì non l'ho fatto, ma uguale. Facciamolo più a punta, che dà più l'aria da Indominus Rex. Facciamo giusto qualche linea a casaccio all'interno qui, anche qui, e pure qui, infine qua sotto. Ok, allora, questo qui è il risultato finale, ve lo faccio vedere di fianco a questo. Vi faccio vedere prima questo, che è quello che abbiamo disegnato noi, puntalo bene, e poi questo qua invece, che è quello che avevo disegnato io prima. Certo, un po' di differenza c'è, non verrebbero mai uguali. Allora, io direi 5 like, ve ne porto un altro, visto che è anche abbastanza faticoso registrare. E, insomma, questo qui è il risultato del mio primo tutorial. Che spero vi sia servito e alla prossima, ciao!